schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre, matalo, matalo. Camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un piccolo aggiornamento per quanto riguarda il solo Money Glitch ancora funzionante. Vi lascerò una scheda in alto a destra per capire come si svolge questo glitch, intanto ve lo spiegherò in maniera molto rapida. Dovete aprire il telefono e avviare i colpi Domus Dei per una o due volte fino a quando non vi comparirà il caricamento 2D4, 3D4. Allora, se lo fate come lo sto facendo io, il caricamento si bloccherà, ragazzi, e avrete la possibilità di essere un pochino più rapidi. Cioè, quando vedete 2D4, 3D4, vi mettete vicino all'armeria, se ce l'avete nel centro operativo, ovviamente non è che la dovete comprare, e poi dovete premere freccia destra appena vi compare il caricamento in basso a destra. Dopodiché avrete tutto il tempo per andare nel PlayStation Store e fare finire il bug come state guardando. A me ovviamente, io non so perché, ma succede sempre che non mi apre il PlayStation Store, però non fa nulla perché il bug continua a funzionare uguale e quindi per me va bene anche così. Allora, vi dimostro che il glitch è stato girato oggi, ragazzi. Come vedete qui c'è l'auto che è appena uscita, quella che è uscita oggi, e in più vi faccio vedere anche la data di oggi, ragazzi, scusate questo breve flash. Andiamo a vedere la data di oggi in maniera tale da non equivocarci e evitare tutte le stronzate fake, non fake, cazzate varie. Vedete che ho lo stile buggato, quindi ragazzi, per chi ha l'armeria nel centro operativo mobile può buggarsi anche come ho fatto io. A questo punto prendiamo la Deluxo, la portiamo fuori dal centro operativo mobile e come al solito la Deluxo scomparirà. Può essere la Deluxo, può essere la PC, può essere l'Oppressor e altri veicoli, qualche altro veicolo. Adesso non so quanti veicoli fanno questo gioco qui, insomma. A questo punto, ragazzi, entrate nel vostro CEO e andate dove state facendo il glitch. Allora, qui nella Maze Bank Arcadius, ragazzi, non serve invito di lessere, non serve un cazzo. Vedete come lo faccio io, poi vi lascerò, come ho già detto, la scheda nel video. Anzi, ve la lascio proprio qui, adesso, in alto a destra, arriva la scheda. E in questa scheda potrete trovare tutti quanti i video correlati a questo, ragazzi. Allora, qui a questo punto che cosa faremo? Faremo un cambio targa. Mi raccomando, ragazzi, fatelo con targhe personalizzate, perché altrimenti non avrete la possibilità di poter vendere i cloni con più frequenza. Prenderete il blocco giornaliero molto molto facilmente. Quindi, una volta fatto il passaggio, scendete dal veicolo e risalite sul veicolo come sempre. E ripeto, questo è solamente un video illustrativo, ragazzi, per farvi vedere che il glitch ancora funziona. Quindi, per chi volesse vedere il video, ricordate la scheda del video. Quindi, una volta fatto questo passaggio, dovete andare semplicemente in un altro piano del garage, della Maze Bank, di dove vi trovate, e poi scendere a terra e troverete l'auto spawnata in strada. Allora, se avete le targhe personalizzate, potete rimetterla tranquillamente nel vostro CEO e avete fatto il glitch. Se non avete le targhe personalizzate, dovete usare il COM per poter fare, diciamo, il cambio targa. Però in questo caso non potrete usare il COM per mettere la Deluxo e quindi il glitch sarà un po' più laborioso, diciamo. Ragazzi, io penso di aver detto tutto, penso di avervi dimostrato che il glitch funziona, non ho nient'altro da aggiungere.
Detto questo, ragazzi, un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti. See you.